io devo ringraziare gli organizzatori, perché sia Giovanni, Carlino e Filippo Vescio che hanno avuto una bella idea di ricordare questo ospedale. Un ospedale, devo dire, che ha tanti ricordi buoni, prima di tutto verso l'utenza, che ancora ci ringrazia. Quando andiamo in giro ancora si ricordano di noi, si ricordano di Giovanni, si ricordano dell'organizzazione dell'ospedale, si ricordano di quelle piccole cose che facevamo, ma che le facevamo con competenza, umanità e professionalità. Quindi un bel ricordo di questo ospedale che, rivedendogli, abbiamo avuto le lacrime parecchie persone, perché a rivedere dei colleghi dopo tanti anni è stata una cosa bellissima. Io penso e spero che questo momento di rincontro serva anche a stimolare i politici per un punto di riferimento di Soveria Mannelli, perché Soveria è stato un punto di riferimento per la sanità, quindi per la gente, non tanto per un fatto di vanitoso, ma Soveria deve cercare di svilupparsi anche da tanti punti di vista e ricreare qualcosa di sanitario importante, anche se in Calabria sappiamo che la sanità in certi momenti non ha dato delle risposte che deve dare, no? Le eccellenze devono essere create, controllate ed avere dei punti di riferimento seri e importanti. Questo devono fare i politici, controllare che le eccellenze che ci hanno promesso 20 anni fa, 25 anni fa, le facessero. Grazie per l'intervista.